Ci troviamo con il presidente della provincia Peppino Paolini, una giornata importante perché dopo un po' di tempo viene ripristinata la palestra dell'Istituto Santa Marta, un intervento di circa 100-110 mila euro che ha dato una grande svolta a questa scuola e a questa struttura. Sì, hai ragione. Oggi è un momento importante anche perché, come ha detto il preside, il dirigente Franca, e questa palestra verrà utilizzata anche da associazioni sportive qui della città di Pesaro. È la dimostrazione che la scuola si apre alla società come la società deve essere aperta alla scuola. È stato un lavoro grande, me ne approfitto per ringraziare, come ho detto anche durante il mio intervento, l'architetto Bartoli e l'ingegner Masserini e tutto lo staff che ha in provincia. Perché riescono a fare delle volte dei miracoli. Come hai detto, ci sono delle problematiche che però sono legate alla mancanza di finanziamenti. Se noi avessimo i soldi che vengono portati via col prelevamento forzoso, lo ripeto, sia nelle scuole che nell'edilizia scolastica, se ci lasciassero tutti i soldi che ci portano via, noi avremmo strade belle e avremmo scuole moderne. E dove dico sempre, anche grazie anche agli incontri che abbiamo fatto con la dirigente Alessandra Belloni, che mi sembra una persona molto attiva e dinamica su questo, la scuola deve essere un luogo dove ci si va volentieri, non deve essere un luogo d'ansia e un luogo di sofferenza perché magari metti 30 ragazzi in un'aula piccola, deve essere luminose, devono avere tutte le attrezzature e devono aprirsi veramente, lanciare i nostri giovani verso il futuro, perché se noi pensiamo a una, mi ricordo che c'era un volume qui là che era stato fatto dai passati presidenti, che era la provincia bella, noi possiamo chiamarla proprio la provincia bella e grande aperta verso il mondo. Questa struttura non è nuova perché è una struttura già esistente, lo dico perché magari non sapevo di tutto qua. Quindi è un'inaugurazione, ma l'inaugurazione cioè, nel senso che è stata una ristrutturazione, ma una ristrutturazione che è iniziata inizialmente appunto con il nuovo telo. Prima era sempre una tensostruttura con un telo, però di vecchia generazione c'erano un po' di problemi, abbiamo qui una professoressa che adesso è in pensione, che lo sa, l'ho chiamata apposta, anche se in pensione deve venire a vedere quello che è detto. Magari le dispiacerà non fare qualche lezione, però se vuole gliela può fare. E quindi è stato fatto proprio tutto un bel investimento per fare un telo completamente nuovo, in nuova generazione. Poi abbiamo visto che le cose da migliorare erano anche altre, quindi l'impianto di riscaldamento, per cui tutto l'impianto di riscaldamento è stato completamente fatto e non ultimo, anche questo splendido pavimentazione, cioè praticamente quindi è stata rifatta completamente, come se fosse nuovo. Oggi viene inaugurata la nuova palestra dell'Istituto Santa Marta, una struttura veramente bellissima, da come avete visto anche dalle immagini, il telo, l'impianto di riscaldamento e la pavimentazione per rendere questo luogo un luogo bello, un luogo conviviale dove i ragazzi possano allenarsi al meglio. Quindi la soddisfazione del preside, del dirigente scolastico Roberto Franca. Sì, veramente sono molto soddisfatto perché i lavori sono andati avanti per diversi mesi, diciamo parecchi, però il risultato è stato eccellente, quindi siamo molto contenti perché i nostri ragazzi, ecco, hanno bisogno anche di ambienti
sani, dove poter svolgere l'attività fisica e poter quindi crescere anche in maniera fortificata nel fisico e nell'alimentazione. Ecco, noi siamo un alberghiero per cui abbiamo il binomio perfetto, alimentazione e attività fisica. Veramente devo ringraziare tantissimo la provincia per lo sforzo che ha fatto, ma hanno creato una struttura veramente eccellente, di prima qualità. Quali sono le prossime luoghi di questa scuola, che è una scuola grandissima, che avrebbero bisogno di ripristino? Allora, ci sarebbe da rimettere a posto sicuramente l'esterno di questa scuola, magari vedete qualcuno che passa sia dal lato retro, viale Trieste, diciamo così, per i pesaresi, ossia dalla parte della nazionale. Ecco, è una struttura che ha bisogno di essere rimessa un po' in... Tra l'altro un monumento, quindi infatti è considerato un monumento già dell'epoca del 1930, quindi mussoliniana, per cui sarebbe più che altro, ecco, quella già una cosa che darebbe anche più lustro al luogo e all'ambiente, sicuramente. Ci troviamo con la dirigente Alessandra Belloni. Poco fa lei ha detto che la palestra è anche palestra di vita, ha citato anche le parole di De Gregori, quindi è lo sport che è parte integrante nella crescita degli allievi. Sì, ritengo profondamente che lo sport sia parte integrante e che vada sempre più valorizzato. Ho preso atto che qui in provincia di Pesaro Urbino c'è già questa sensibilità e l'impegno fattivo della provincia con questa inaugurazione di questa bella palestra lo dimostra. Mi auguro che la sinergia verso questo obiettivo sia sempre più efficace e che anche con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza si possa lavorare per raggiungere questo obiettivo. Non dovrebbero essere solo le palestre ad essere confortevoli e belle, ma mi auguro che sapremo sfruttare l'occasione per rendere ancor più belle e soprattutto sicure le scuole della nostra provincia, perché andare a scuola bisogna andarci con piacere in un ambiente accogliente e, ribadisco, soprattutto sicuro. Troviamo con Bartoli della provincia, dirigente della provincia. Allora Bartoli, oggi è una giornata molto importante, non solo perché viene inaugurata una struttura, una palestra appunto qui all'Istituto Santa Marta, ma perché è stata l'occasione per ribadire quanto la provincia di Pesaro Urbino sta pianificando per i prossimi anni. Sono tanti progetti, però è interessante esporli, quelli che state portando avanti e quelli che avete in programma di fare. Sì, questo qui è l'esempio di una lunga programmazione iniziata quasi 3 anni fa con il presidente Daniele Tagliolini, che mi ha posto l'attenzione non solo nel recupero, diciamo, delle strutture scolastiche, le aule, i laboratori, ma anche del mondo sportivo e delle palestre. Abbiamo quindi programmato una serie di interventi che ci permette di dire che nei prossimi 2 anni avremo tutte le scuole con o nuove palestre, penso ad Urbino, e a Pergola, e la ristrutturazione di quelle esistenti. In particolare, visto che siamo a Pesaro, abbiamo inaugurato il Santa Marta, un'opera di oltre 120.000 euro, quindi un rifacimento quasi totale dal telo, che ora ha performance maggiori per quanto riguarda il riscaldamento, tutto il nuovo impianto di riscaldamento e il fondo, quindi di fatto una nuova palestra. Ci troviamo con l'assessore allo sport Mila Della Dora, presente anche lei oggi a questa inaugurazione, perché comunque il comune partecipa e utilizzerà questo spazio così importante della palestra.
Sì, c'è una bella collaborazione fra il Comune di Pesaro, la provincia e le realtà scolastiche del nostro territorio, come in questo caso l'Istituto Alberghiero. Questa è una delle palestre che il Comune concede alle realtà sportive che fanno richiesta al Comune di Pesaro. Nello specifico, questa struttura per noi è fondamentale sia dal punto di vista sportivo ma anche dal punto di vista sociale, perché questa struttura trova l'ospitalità di ragazzi disabili, quindi diciamo le attività sportive che vengono indirizzate qui sono attività sportive per ragazzi disabili, quindi dal baschino ad altre attività sportive, quindi per noi era fondamentale poter riavere la disponibilità di questa struttura. È veramente bella, riqualificata, un parquet nuovo, un telone nuovo, e quindi veramente è anche invitante venirci a fare sport.